Ragazzi, si stanno preparando. Si stanno preparando e vi spiego anche perché. Il problema è che mentre loro si stanno preparando, voi non vi state neanche accorgendo. Allora, ragazzi, non prendiamoci in giro. Siamo in un momento in cui la gente è inebriata perché ah, ma sale il Bitcoin, ah, ma sale il Mittel, ah, ma sale l'oro, ah, ma sale la borsa. Sta salendo tutto. Cioè, non vi fate due domande? Non vi fate due domande? Salgono le borse? Salgono i Bitcoin? Sale l'oro. C'è qualcosa che non va bene, perché generalmente quando sale l'oro, che è il bene rifugio per antonomasia, le borse dovrebbero scendere. Non è una cosa che comunque va di pari passo. Allora, qui qualcosa non mi torna, qui qualcosa, ragazzi, non mi torna. Stanno, dal mio punto di vista, facendo credere alla gente che con un'economia ferma, con una situazione economica molto ferma, va tutto bene se io butto, che ne so, butto un po' di soldi nel Bitcoin perché va tutto bene, divento ricco con quella, la borsa. Però a un certo punto, perché a un certo punto gireranno il selettore. E quando gireranno il selettore, i cagnoni sono già usciti. Gli altri nella fase di euforia, secondo me non siamo ancora nella fase di euforia, ma si stanno preparando, si stanno preparando. Probabilmente se ne sono già andati o magari sfrutteranno ancora loro l'avidità della gente. Perché la cosa brutta è l'avidità, cose che sono già successe in passato, nel 2008. Nel 2000 io mi aspetto un cigno nero, mi aspetterò in futuro un cigno nero che sarà talmente rapido che molta gente verrà buggerata e rimarrà dentro e si giocherà magari anche i risparmi. Quindi io vi dico, state attenti perché loro si stanno preparando alla fuga, alla fuga. Magari non siamo neanche ancora in una situazione di euforia così folle, però non va bene perché non è sano. Non è sano, io sono qui in Germania, nel mio loculo, vedere che la borsa tedesca sia al massimo in una situazione di comunque crisi. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Abbiamo il Mittel, la borsa italiana che è al massimo, l'economia non sta andando bene, le famiglie sono in difficoltà, c'è una contrazione dei consumi, c'è una contrazione nell'immobiliare, nelle compravendite. I prezzi non sono ancora scesi, ma scenderanno se la gente perde, iniziano a saltare come stanno saltando i mutui, i prezzi saranno stati in Italia. Loro si stanno preparando perché? Perché nel momento della spianata, loro che comunque hanno la liquidità, hanno i soldi, quando sarà sangue nelle strade, come dicevo Warren Buffett, saranno quelli che ne approfitteranno per comprare a poco prezzo. Purtroppo il popolino va sempre comunque, diciamo, adesso secondo me non siamo ancora nella fase culminante. La fase culminante è sempre quella quando trovi la famosa casalinga di Voghera o il panettiere che ti arriva al bar e ti dice: "Ah, oh, bisogna comprare Nvidia", perché adesso sta tirando l'azione Nvidia. Ah, ma Nvidia, diventiamo tutti ricchi con Nvidia, con le azioni delle top 7 della IA, dell'intelligenza, della AI, della Artificial Intelligenza. Ah, oh, è l'Eldorado, ah, oh, è Bitcoin. E lì c'è iniziare a preoccuparsi. Non siamo, secondo me, arrivati, ma ci arriveremo, ci arriveremo. Quindi si stanno preparando. Magari ci arriveremo nell'ultima spinta, poi quest'anno comunque è anche un anno elettorale negli Stati Uniti d'America e 25 volte su zero, su una, 25 volte a zero, dopo che abbiamo avuto comunque dei rialzi superiori al 20-25%, l'anno dopo siamo andati, diciamo, come un treno in corsa che è difficile da fermare.
comunque mi ha sempre portato a casa un 10, 12, 14%. Cioè un treno che sta andando così in corsa, specialmente con l'euforia, con il grid, non è così facile da fermare. Ma loro si stanno preparando, si stanno preparando. Potrebbe arrivare una nuova crisi. Cioè una scusa se la devono trovare, ragazzi. Cioè non può, cioè vi ricordavate, cioè vi ricordate quando io vi dicevo che il Bitcoin si era impennato a 60, 65 mila, e vi dicevo, occhio, state attenti, perché adesso arriva la bastonata. C'è gente, io conosco gente che mi ha scritto, Lambre, ci ho lasciato anche, proprio perché? Perché chi è entrato a 65 mila, poi ha iniziato a perdere, è andato a 40, a 30, a 25, moltissima gente è uscita, perché ci aveva picchiato dentro probabilmente un bel po', quasi tutto, cosa aveva fatto? È uscita perché ha avuto il panic selling. E molta gente ci ha lasciato i soldi. Poi una volta arrivato a 14-15 la gente diceva, ma adesso è buono. Non lo so se è buono. Sicuramente è meglio buono adesso che non a 65 mila, che eravamo in ipercomprato, eravamo in una bolla. E potrebbe anche arrivare a 7 mila, quindi potresti mettere. Però se parti adesso sicuramente sei avvantaggiato e devi comunque avere dei soldi per poter mediare. Ok? Quindi per cui... molta gente si è fatta male, bisogna sempre stare attenti in una fase così acuta di non farsi prendere dall'euforia, perché? E poi quando c'è questa euforia, abbiamo visto nel passato lo scoppio della bolla della dot.com, non siamo ancora arrivati a livelli di bolla così estrema, poi c'è successo la Lehman Brothers nel 2008, ma secondo me si stanno preparando gli amici cagnoni, sono quelli che poi gireranno il selettore, sono i grandi gruppi, i grandi broker, i grandi fondi, a un certo punto, perché sono tutta roba di algoritmi ormai, tireranno su talmente la situazione che a un certo punto girerà il selettore. E quando girano il selettore molti non faranno in tempo ad accorgersi, arriveranno gli ultimi avidi, e lì poi sono dolori, quindi io dico state molto in campana in questo momento, perché la situazione economica non è bella, c'è crisi, c'è poco lavoro, i mutui sono ancora cari, i tassi sono ancora alti. In questo momento, secondo me, fra un anno e mezzo, sarà molto interessante chi ha liquidità per poter prendere degli immobili cash, perché comunque, oppure per comunque, anche perché poi, oppure entrando dentro magari facendo un mutuo variabile, perché prima o poi comunque i tassi scenderanno, io vi avevo detto che avremmo fatto una situazione di iperinflazione, ma il treno non lo fermi velocemente, quindi per cui state molto attenti, perché loro si stanno preparando e un cigno nero se lo inventano per sgonfiare la bolla che loro andranno a creare.